Buongiorno, benvenuto a questo secondo Smart Webinar con come argomento passaggio ad Android 10, guida pratica al passaggio di MOFAS e Wendinger su Android 10, con la collaborazione di Felice Bruno, responsabile nuove tecnologie del nostro rivenditore di Torino, Torino Wending. Questo Smart Webinar ha un formato diverso rispetto agli altri perché non è live ma è registrato a causa dei tempi stretti con i quali lo abbiamo realizzato. Però prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nuove iniziative. Proprio parlando di nuove iniziative, ti ricordo che venerdì 19 giugno alle ore 17, quindi venerdì prossimo, ci sarà un importante webinar condotto da Franco De Polo, il nostro responsabile Alturas Consulting, relativo ad aiuti sulle emergenze Covid, quali sono e come ottenerli. Segnatelo sul calendario perché è un appuntamento estremamente importante ed interessante. Iniziamo a fare un veloce overview del webinar che stiamo per affrontare. Allora, innanzitutto parliamo di quali sono i problemi dovuti al passaggio ad Android 10, che sono fondamentalmente un problema relativo al codice MAME e i metodi di connessione al Bluetooth. Parleremo della versione 3.10.10 Revision 2, che è una versione intermedia, la versione definitiva 4.0, che è in fase di rilascio. Cosa fare se il sistema propone il passaggio da Android 9 ad Android 10 e in quali casi optare per l'aggiornamento di Android in maniera volontaria? Dopodiché vi presenterò l'ospite, il quale vi illustrerà le procedure operative per risolvere casistiche di aggiornamento ad Android 10, che sono fondamentalmente due: il telefono è nuovo e ha la versione di Android 10 in maniera nativa, il telefono è stato aggiornato ad Android 10 automaticamente o volontariamente. Allora, problemi dovuti al passaggio ad Android 10, il problema del codice MAME. La nuova policy di sicurezza Android non consente più di comunicare esternamente il codice MAME, cosa obbligatoria per inviare i dati all'agenzia delle entrate e per riconoscere il dispositivo di provenienza dell'invio e della rilevazione. Inoltre, una volta aggiornato il telefono Android 10, nemmeno MOFAS e Wendinger riescono in maniera autonoma a leggere il codice IMEI. Questa cosa non accade in maniera spalmata su tutti quanti i dispositivi, ma sulla maggior parte dei dispositivi, dipende da marca e modello. La soluzione, il sistema a seconda delle casistiche di aggiornamento, che spiegheremo dopo, che spiegherà poi Felice, consente di registrare in MOFAS e Wendinger il codice IMEI, rendendolo quindi disponibile per il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Problemi dovuti al passaggio ad Android 10, accesso a Bluetooth. Spieghiamo un attimino il problema. Con Android 10 cambiano le policy di accesso alla ricerca dei dispositivi da parte di programmi diversi dal sistema operativo, quindi ciò porta al fatto di non riuscire più a vedere le periferiche di prelevamento, come per esempio BluRED, BT Data Key, piuttosto che BluRED Interface, Bluetooth Interface, BT6000, Marte, eccetera, eccetera. La soluzione del problema è stata abbastanza semplice. Abbiamo cambiato la modalità di accesso alle antenne Bluetooth. La versione 3.10.10 Revision 2 è una versione intermedia. È una versione transitoria che serve per risolvere il problema di smartphone aggiornati in maniera automatica o per volontà dell'utente. Quindi non verrà rilasciata, non la troverete automaticamente su tutti quanti i vostri dispositivi, ma deve essere richiesta a fronte di un aggiornamento di Android 10. La versione 4.0 è una versione che stiamo consolidando in questo periodo, che però non porta soltanto aggiornamenti utili ai fini delle problematiche Android, ma sarà una versione completamente rivista anche nell'aspetto grafico e avrà importanti novità sia per i clienti Wendinger sia per i clienti MOFAS. Cosa fare se il sistema propone il passaggio da Android 9 ad Android 10? Allora, il consiglio per il momento rimane di non aggiornare ad Android 10. Per quanto la versione transitoria sia testata, necessita comunque del ciclo beta, che in questo frangente purtroppo è fatto da chi si trova con Android 10 aggiornato. Noi ovviamente garantiamo pieno supporto per affrontare eventuali problematiche a chi si trova nella situazione dovesse far fronte ad eventuali anomalie. In quali casi si può optare all'aggiornamento Android 10 in maniera volontaria? Allora, procedete all'aggiornamento di dispositivi solo in caso in cui altre applicazioni fondamentali per l'attività lavorativa del palmare o dello smartphone lo richiedano.
In questo caso il consiglio è di avvertire sempre anticipatamente il proprio supporto tecnico in maniera tale da organizzare il passaggio con la loro assistenza ed evitare blocchi di sistema o bloccare processi operativi aziendali. A questo punto io la mia parte l'ho finita. Vi presento Felice Bruno, che è referente delle nuove tecnologie del vending, ha 33 anni di esperienza nel vending, è passato da tecnico di un gestore ad essere riferimento tecnico per clienti sia Evoca sia Alturas, ed è il primo tra i tecnici di rivenditori Alturas ad aver ottenuto la certificazione come formatore MOFAS. Buongiorno Felice, passo Buongiorno Simone, allora, grazie un attimo e solo buongiorno a tutti. che velocemente facciamo il passaggio di slide. Casistiche aggiornamento ad Android 10. Primo caso, il telefono è nuovo e ha la versione di Android 10 installata. Secondo caso, il telefono è stato aggiornato ad Android 10 automaticamente o volontariamente. Se sei un cliente vending guard solo mobile, le casistiche sottesposte valgono anche per chi ha la licenza versione solo mobile. La differenza è che non vanno naturalmente considerate le istruzioni relative alla parte desktop. Caso 1. Il telefono è nuovo e ha la versione di Android installata. Che cosa fare? Se il telefono è nuovo e ha la versione Android 10, dovrai innanzitutto aggiornare la versione desktop di MOFAS Vending Guard alla versione 3.10 e ovviamente tutti i dispositivi in servizio con versioni anche antecedente la versione Android 10. Reperisci in questo caso manualmente il codice email dal telefono prima di installare l'app. Contatta Alturas per quanto riguarda i clienti MOFAS o il rivenditore di zona per i clienti Vendingard, in modo da farsi abilitare la versione, la revision 2. Riceverai un link diretto per l'installazione dell'applicazione. Installi l'applicazione MOFAS o Vendingard sul telefono e dopo aver inserito il numero di licenza comparirà il pulsante Inserisci identificativo email. E vedremo dopo i passaggi per l'inserimento del codice. Caso 2. Il telefono è stato aggiornato ad Android 10 automaticamente o volontariamente. Attenzione, perché in questo caso MOFAS e Vendingard continuano ad aprirsi correttamente e consentire la rilevazione dei dati. Questi però potrebbero non essere accettati dall'Agenzia delle Entrate. E viene segnalata questa situazione con una notifica che vedete qui sotto. In alcuni casi, a seguito infatti di variabili difficili da tracciare, il telefono non comunica il codice email e il sistema di interscambio non riconosce quindi il dispositivo di provenienza. In questo caso è sufficiente mandare al proprio commercialista i valori del rilevato e si occuperà lui stesso delle corrette azioni da effettuare a livello fiscale. Caso 2, il telefono è aggiornato automaticamente o volontariamente, sempre caso 2, che cosa fare in questo caso? Reperisci manualmente il codice email dal telefono, verifica su MOFAS Tools o Vending Guard Tools la presenza di dati non trasmessi in sede e nel caso procedi come indicato nella wiki. Che vedremo successivamente. Verifica che la versione di MOFAS desktop sia la 3.10, naturalmente, sempre. Richiedi al tuo referente tecnico il link per l'installazione diretta dell'applicazione e l'abilitazione della revision 2. In questo caso bisogna disinstallare l'applicazione dal telefono e reinstallare la nuova versione. Dopo aver inserito il numero di licenza, comparirà il pulsante Inserisci identificativo email. Un focus on sull'invio dei dati non trasmessi. Per le istruzioni utili a esportare i dati prima di disinstallare e reinstallare la revision 2, è sufficiente andare sulla wiki, editare nel campo di ricerca revision 2 e successivamente
alla voce disinstallazione mobile, come vedremo nello screenshot successivo. Ecco qui la situazione che ci troviamo nella fase di ricerca delle istruzioni per il rinvio dei dati. Focus on inserimento codice email presente. Nel raro caso di presenza dell'email, il sistema lo mostra e disabilita il tasto Inserisci identificativo email, permettendo sin da subito la registrazione del dispositivo, come vediamo nell'immagine qui a fianco. Focus on inserimento codice email non presente. In caso di assenza del codice email, il sistema abilita il tasto Inserisci identificativo email, disabilitando quello di registrazione dispositivo. Occorre in questo caso premere sul campo del riquadro verde che vedrete, ecco, in questa ultima immagine, digitando il codice email all'interno di questa zona che noi abbiamo evidenziato in verde. Il codice e verrà chiesta una conferma dell'inserimento e a questo punto avremo concluso le nostre operazioni. Ottimo, con questo ti ringraziamo Felice della partecipazione. Ricordo che a chiunque fosse interessato a partecipare ai corsi online MOFAS e Vendingard basta scrivere all'indirizzo webinar@alturas.it. Inoltre riceverete a breve un sondaggio sugli argomenti che riterrete più utili da affrontare in questi corsi. Non perdetevi i nostri prossimi webinar e iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanella degli avvisi. E prima di salutarvi e darvi appuntamento al prossimo webinar, vi segnalo che potreste richiedere la presentazione per chi fosse interessato sempre alla casella webinar@alturas.it. Grazie dell'attenzione e alla prossima.